Si vede? Guarda qua sulla schiena, c'ho una cosa, non so, me la sono trovata stasera. Che te sei fuori di testa. Buon day! Benvenuti in questo nuovo video, non sono a fuoco. Ok, ora sono a fuoco. Ho i capelli bagnati, raga. Sono appena uscito dalla doccia e ho detto registro. Non ho intenzione di asciugarmi assolutamente i capelli col phon perché caldo fa. Lasciate già un bel mi piace visto che era da un po' che non pubblicavo video, ma sono impegnato con delle cose. C'è un po' di casino, si sta svuotando tutto. Perché? Vediamo se c'è qualcuno che indovina. Bando alle ciance, il video di oggi, come avrete letto dal titolo, sì, ho fatto un nuovo tatuaggio, proprio qua dietro la schiena, adesso ve lo farò vedere. E poi video chiameremo mia mamma, mia sorella, i miei amici e vedremo la loro reazione al mio nuovo tatuaggio. Oddio. I miei giorni li sto passando così, in attesa di andare in vacanza. Un trabocchino. Ecco il tattoo, raga. È questo qua. Ma la domanda è: come reagiranno i miei amici e i miei familiari a questo nuovo tatuaggio? Comunque, ho fatto delle ali, come potete ben vedere. Non so se riesco, ve le zoom. Ho fatto delle ali in simbolo di libertà. Così sembrano storte, ma in realtà è perché cioè, la videocamera è girata dalla parte destra, ok? Se ci mettiamo centrali, vedrete che sono dritte. Fatemi sapere anche se vi piacciono. È iniziato il video neanche 10 minuti fa. C'ho già i capelli quasi asciutti. Allora, adesso chiamerò sia mia mamma che mia sorella. Fare doppia ripresa perché se faccio registrazione schermo non si sente l'audio, quindi si sentirà da qua. E poi almeno mi vedete bene perché, i capelli intanto sono sempre asciutti, incredibile. Pronto? Pronto? Chi parla? Ciao. Ciao mamma. Come state? Tutto bene? Sì, è bene, molto bene. Sto facendo un video. Salutate. Ciao, ciao, ciao. Allora com'è? Tutto bene? Sì, tutto bene. Fa caldissimo. Vi devo far vedere una roba. Una cosa nuova, una novità. Siete cariche? Troppo, Troppo? Ma guarda che è una cosa importante, eh. Guarda la faccia della mamma, che curiosa. Ecco. Si vede? L'ho fatto ieri sera. Vabbè, tu come al solito non dici niente. No, io prima faccio e poi gli dico, scusa, Bello, bello. Mi piace? Sì, è bello, bello. Bello? Ma a quanti sei arrivato? A 7. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, raga, questa era la reazione di mia sorella e di mia mamma. Devo dire che erano abbastanza tranquille, contente, gli è piaciuto, quindi mettete like anche voi. Tocca alla reazione dei miei amici. Quindi la prima persona che chiamerò sarà Gabriele. Se avete voglia, raga, fatemi sapere. No, non se avete voglia, fatelo e basta. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete dei tatuaggi. Come hanno reagito i vostri genitori quando gli avete detto sia che volevate farlo che una volta che l'avete fatto. Ok? I miei ormai sono abituati perché è il settimo che ho. Ora scopriremo come reagirà Gabriele. Vi dico già che questo vlog sarà praticamente tutto in bagno perché ogni volta per far vedere il tatuaggio mi devo girare di schiena e ci vuole uno specchio. Sì, ciao. Gabriele? No. Pensavo fosse. Cos'è un trabocchino? Mi sembra. Zio, questi giochetti li fai qualcun altro, fra me non, io non ci casco. Questo era un trabocchino, era un trabocchino questo. Beh, che belle narici hai. Bene, bene, frate, ho chiamato perché volevo fare una videochiamata, una video call hot, vedi? Senza maglia. Solo io e te. Te non te la togli, no? Non te la togli la maglietta? Hai No, grazie. Ho freddo. freddo? Ok, bro, ti ho chiamato perché ti devo far vedere una cosa. Esce fuori qualche. Secondo te cosa devo farti vedere? Sono senza maglia. Forse sono senza anche pantaloni, Vabbè, può essere che mi piace, come ti eh. No, spero, spero ti piaccia, spero ti piaccia. Sei carico? Aspetta che mi siedo sul lavandino come le tipe quando si devono fare la foto al culo. E certo, sto registrando. Guarda qua sulla schiena, c'ho una cosa, non so, me la sono trovata stasera. Quello dei polaretti. Sono cresciute le ali? Sì.
Come non ti viene la battuta? Sì, questa me l'hai rubata però, zio. Beh, vabbè, le ultime reali. Oh, mi sa che ho esagerato, zio. E ora quando ti chiederanno, ma perché le ali? Il simbolo di libertà. Perché voli in alto solo se osi farlo. Perché, sai chi lo diceva questo? Lo sai chi lo diceva? Gabriele Magnato? No, lo sai chi lo diceva? No. Ti piace? Sì, sì. Come questo è bello, cosa vuol dire? Vabbè, gli altri un po' me, però dai, ci accontentiamo. In edicola avevano finito i frutti, quindi ho detto. Quindi ho preso le ali, sì, sì, sì. Oltre a videochiamare i miei amici, perché non avevo avvisato nessuno del tatuaggio nuovo, ho inviato a sorpresa un video con il tatu, senza dire niente. E alcuni dei miei amici hanno risposto con un videomessaggio. Io ancora non l'ho aperto, quindi vediamo anche la loro reazione. Questo è il videomessaggio di Edo, di Sespo. Oh, Giuse, mi sono appena svegliato. Sono qui in piscina. Anch'io sto in piscina. Buongiorno. Ah, guarda qua. Poi torno a Milano, se becchiamo, e voglio vedere dal vivo quelle ali. Bello, bro. Bella, fra. Appena sali a Milano, te le faccio vedere dal vivo le ali. Anche William e Nicolas mi hanno mandato il videomessaggio. Oh, Giuse, bella. Grazie, grazie. Ci sta, poi io non mi aspettavo, perché di solito te ci metti sempre un casino, decide il tatuaggio, così me lo faccio, così dal nulla mi inviate un messaggio. E via, così dal nulla, ve l'avevo detto. Che trabocchino che c'hai fatto, hai fatto un trabocchino. Che trabocchino. Un saluto a William e Nicolas. Grandi raga, come vi avevo detto io ho mandato il video dal nulla ai miei amici. Io in realtà ci ho pensato ovviamente di fare questo tatuaggio, ci pensavo da un po', però non l'avevo detto semplicemente a nessuno. Comunque sta piacendo a tutti e a tutti quelli che mi hanno già risposto è piaciuto. Quindi vi ringrazio, sono contento, perché se avessi fatto un tatuaggio e non fosse piaciuto a nessuno sarebbe stato brutto. Di certo non poteva mancare il videomessaggio di Matteo, la reaction di Matteo. Diamocela insieme, vediamo cosa ha da dire lui. Cazzo bro, questa volta devo essere sincero. No, questa volta mi ha stupito veramente veramente tanto. Non mi sarei mai immaginato. Ma perché tutti dite questa volta? Ma gli altri sono brutti, ma cosa avete contro gli altri? Vabbè. Ho immaginato una cosa del genere e mi piace troppo troppo troppo. Complimenti. Grazie mille, grazie Matteo, grazie spettacolo. Mi raccomando, in descrizione trovate il link e anche nel primo commento per il merchandising. Andate ad acquistare, perché quest'estate voglio tutti con le maglie spettacolo. E mi raccomando, seguitemi su Instagram Giuseppe_barbuto, perché carico video anche lì. Non poteva mancare il videomessaggio di Victor, visto che lui fa reaction a canzoni, a pezzi rap. Oggi ci fa la reaction solo per noi, solo per me, al mio tatu. Giù, bello il tatuaggio. Però grazie, grazie. Più grande o più alto, tipo Justin Bieber. Stavo per dire anch'io, tipo Justin Bieber. Che esce e arriva sul collo. Lì sarebbe stato il top. Però ok. Dai, ci sta anche così. Grazie, grazie bro. Light. Grazie bro. Però se l'avessi fatto come Justin Bieber non mi chiamerei Giuseppe Barbuto. Ragazzi, io e la mia salvezza, la mia vita, chi non avesse capito è lui, il ventilatore, Winnie, anzi Pippo, Pippo il ventilatore, Pippo il ventilatore. Commentate con hashtag Pippo il ventilatore. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ogni volta che comunque faccio un tatuaggio ho la reazione dei miei amici e dei miei familiari. Questa volta ho deciso di registrarla e farci un video. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Adesso non vi dico la prossima volta perché non so quando mi tatuerò di nuovo. Però se dovessi farmi un altro tatuaggio e il video vi dovesse piacere, lo farò di nuovo. Dopodomani, mi raccomando, dopodomani uscirà un nuovo video, un video molto importante. Adesso questo è un momento serio. Qua ci sono un sacco di scatole, diventeranno di più nel video di dopodomani. Qua, come vedete, inizia a essere vuoto, inizia a svuotarsi un po' tutto, quindi vediamo chi indovina. Però sarà un video serio, quindi impostate proprio Maria sveglia. Dopodomani il nuovo video. Io e Billy, hashtag Billy, vi salutiamo. Spero vada via sto coso. È l'unico che ho. Da Giuse è tutto. Ciao a tutti. Hashtag trabocchino. Hashtag spettacolo. Hashtag sono un gran conquistatore. Quindi bella, ci vediamo al prossimo video.